Quindi contenevano ricordi registrati, queste chiavi. Questi antichi sigilli. Ma che cos'è che cerca di dirci Altair, mi chiedo? Cosa vuole che sappia o che apprenda il futuro? Così dovrebbe andare, spero. E vi prego, tornate. Allora, a dopo. Hai notizie del traditore Vali? L'avete trovato? Lui ha trovato noi, mentore. Stamane due confratelli sono stati rapiti da questo covo. Adesso Vali chiede che cediamo la nostra proprietà ai Templari. No, noi non trattiamo con coloro che fanno leva sugli ostaggi. Noi li rintracciamo e li facciamo fuori. Allora dovremmo dividerci e rastrellare Galata. Non c'è tempo da perdere. Perché non cercare qui? Caspita, complimenti al sarto.
Sì, d'accordo. È stato Vali a farti questo? Scordati di me. È un tranello. Mi ha rapito per allontanare gli assassini dal quartier generale. Sarà diretto lì ora. Ho già visto un mantello. È via di fuga! Qui sono pazzi, sono tutti pazzi! Ti prego, Dio, lasciami vivere! Sono innocente! Non farlo! Tu dove getti quel altro mercenario? Sei un soldato abile, Ezio, ma non potrai salvare questa città da solo. Ti seguirò dai tetti. Un tempo il vostro credo mi era necessario quanto l'aria e l'acqua, ma poi i turchi invasero la Valacchia. E voi assassini non muoveste un dito. Come potevo continuare a credere? Se la filosofia d'un uomo non gli lascia difendere la sua gente, la sua casa e la sua famiglia, come può giovare al mondo? La pace sia con te. Claudia, sono entrato in possesso di una delle chiavi di Masyaf. E non è tutto. Ho anche scoperto una mappa, cifrata con segni e simboli, che ritengo mi condurrà alle chiavi restanti. Il suo significato rimane per me un mistero, ma per fortuna ho incontrato una veneziana disposta ad aiutarmi a decifrarla. Non devo far troppo conto sul mio successo. I Templari hanno ancora una chiave. E per recuperarla mi servirà ben più dell'aiuto degli assassini. Se riuscissi a farmi degli amici e la corte ottomana, l'accesso ai segreti di questa città mi risulterebbe molto più agevole. Una piacevole sorpresa, Ezio. Avremo da raccontarcela se domani a quest'ora non sarò morto. C'è questa possibilità? Abbiamo saputo che i bizantini intendono penetrare nel palazzo Topkapi, ora che il principe Solimano è tornato dal suo pellegrinaggio. Se colpiranno, lo faranno stasera, alla mostra culturale organizzata dal principe. Qual è il nostro piano? Fratello, questa non è la tua lotta. Non c'è bisogno che ti mischi negli affari degli ottomani. I bizantini hanno trovato una chiave sotto il palazzo e vorrei saperne di più. Ezio, a noi interessa proteggere il nostro principe, non interrogarlo. Fidati, Yusuf. Dimmi solo dove andare. All'ingresso del Topkapi. L'idea è quella di travestirci da musici ed entrare a palazzo. Troverò un travestimento e vi raggiungerò lì.
Basta! Menestrelli dall'Italia. Credo proprio che mi divertirò. Portate all'eroe una botte di liquore. Giustizia, possa il tuo nome trionfare. Candia, portate a... Ho un'aria ridicola. Mi sento ridicolo. La mia lama è troppo appariscente vestito così. Tu sei armato? Nessun problema. Tu indica i bersagli e noi li faremo fuori. Sai suonare quell'affare? Ho imparato qualche accordo quando ero giovane. Quando mai sei stato giovane? Menestrello stonato. La corte è chiusa al pubblico. Voltatevi e iniziate a camminare. Perdonate, buon signore. Facciamo parte dello spettacolo di stasera. Qualunque vecchio pazzo può andare in giro con uno strumento. Fila via. Cesare, oh Cesare. Sembra un gatto strangolato. Uomo di grande bravazione. Si riteneva un essere immortale. Ma dopo una caduta mutò di convinzione. Che strazio. Vieri, oh Vieri, sì, lui della famiglia dei pazzi era matto ma come il suo fai? Vecchio e gli toccò la stessa sorte tra i miei lazzi. Va bene, entra e ammorba gli ospiti con quel rumore. Perché perdo tempo a cantare? Mi chiedo io sincero, ma voi che state ad ascoltare...
davvero il vostro gusto è zero? Io canto in italiano e qui nessuno mi comprende. Ma il greco non lo conosco e il mio turco è tal che tutto s'offende. Al giovane Cesare sentì dire che non poteva essere ucciso da nessuno. Così lo lanciai in aria, finendo purtroppo per deludere qualcuno. Son vestito da buffone, faccio lo stupido e il mimo, imito coloro che disprezzo e non v'è nessun che temo. Oh, le bellezze di Firenze possono sciogliere il cuore. Attenti alle donne di Roma, però vendo caro il loro amore. Prima che Rodrigo fosse papa, era un uomo pieno di vizi, poi salito al soglio pontificio, dei suoi vizi ha alzato i prezzi. In questa corte non c'è nessuno. Ma non vedo il principe Solimano. Seguimi. Questa sì che è una festa. Solimano, nipote del sultano e governatore di Kefe. E ha solo 17 anni. Ci siamo già conosciuti. Mi ha detto di essere uno studente. E quello chi è? Suo zio, il principe Ahmet. Il figlio prediletto del sultano. È destinato a prendere il suo posto alla guida del sultanato. Alla vita! Alla salute! Vieni, abbiamo altri bizantini da trovare. Grazie di essere qui. Mentre vagavo per Forlì, ebbi questo incontro caloroso. Lei disse che erano solo affari, ma di questi affari son goloso. Il corvo doge di Venezia, uomo malvagio e assai poco cristiano, si incollerì non poco quando mandai a monte il suo piano. Niente male. Una volta tale Duccio, dovremmo parlare presto. Dei gusti libertini, ogni volta che mostrava il muso a suonargli l'intero tra i primi. Mi auguro vi stiate divertendo. Costantini, e ti prego, fa sì che Bisanzio resista. Costantino si rivolterebbe nella tomba se Istanbul non fosse ancor bella alla vista. Sì, così. Sì, così. La bella Lucrezia si dannava perché sazia mai era d'amanti. Eppur sospetto che bastassero altri due o tre fratelli, mica tanti. Cosa che faccio per salvare il mondo? Ogni tanto mi sorprendo da solo, come imparare a suonare il liuto o con le rime a prendere il volo. Assassino! Assassino! Sgombrate la corte! Principe Solimano, riparatevi! Inseguiteli! Ezio! Voglio andar via subito! È un sollievo rivedervi, mio caro menestrello. L'ho detto bene? Abbastanza.
Ho saputo che siete anche governatore. C'è qualcosa che non fate? Non parlo agli estranei. Mi chiamo Solimano. Ezio Auditore. Principe, siete ferito. Chi è il tuo capitano, soldato? Tariq Barletti è via per motivi di servizio. Rimuovete il cadavere e congedate gli ospiti. Poi convocate Tariq al divano. Sì, mio principe. Tariq Barletti è il capitano del corpo dei Giannizzeri, la guardia scelta del sultano. Proteggono il sultano, ma non la sua famiglia. Non molto bene, pare. Ezio, avete del tempo libero? Vorrei la vostra opinione su qualcosa. Certo, appena mi sarò tolto questi stracci. Bene, venite da me appena pronto.